il rapporto sulla sussidiarietà 2009 quest'anno fa luce sulla pubblica amministrazione locale. Dopo aver illustrato negli anni scorsi l'educazione, le riforme istituzionali, le piccole e medie imprese, quest'anno la Fondazione per la sussidiarietà ha indagato sui comuni in quanto livello di governo più vicino ai cittadini e sulle politiche sociali. Oltre a essere un principio filosofico che punta a riconfigurare il rapporto fra Stato e cittadini, la sussidiarietà è destinata a avere un impatto effettivo sui modi in cui il potere pubblico si mette in relazione con i propri cittadini. I contenuti dell'indagine sono stati illustrati nel corso di un convegno organizzato dalla Compagnia delle Opere che si è svolto nell'Aula Magna del Politecnico di Bari. I comuni sono il luogo cruciale del welfare italiano perché si assumono l'incarico di rispondere a quei bisogni della famiglia che nessuno risponde, non risponde al servizio sanitario che è per acuti, allora i comuni si occupano di anziani, di disabili, di persone con malattie psichiche, si preoccupano di questo in un rapporto one to one con le persone, invece sono più carenti per quel che riguarda la progettualità perché questo chiederebbe un impianto diverso dell'idea di pubblica amministrazione locale che invece manca, non c'è stata una riorganizzazione razionale della pubblica amministrazione locale. Nel settore quindi la sussidiarietà è ben conosciuta e vi è un buon tasso di applicazione da parte dei funzionari comunali anche per l'esistenza di una legislazione molto favorevole al principio della sussidiarietà.